carisma di Paolo, riuniva in sé tanti desideri, tante intuizioni, uno studio, lo studio dell'arabo che era già precedente al suo arrivo in Siria. Paolo ha sempre ritenuto come fondamentale, ed effettivamente lo è, l'apprendimento della lingua. Quindi la comunità di Marmusa è una comunità che ha sempre parlato e pregato in arabo. Padre Paolo ha trovato questi ruderi. Marmusa sta a circa 20 km dal villaggio più vicino, quindi sono le montagne del Kalamun, il deserto siriano, a 1500 metri di altitudine. Ha trovato questo rudere e ha pensato che potesse essere un luogo molto favorevole per l'incontro, per l'ospitalità, perché da sempre nella tradizione orientale il deserto è il luogo dell'incontro, è il luogo dell'ospitalità. Il monachesimo orientale che è nato nel deserto ha sempre rappresentato un luogo di apertura, di accoglienza. Questa forte dimensione dell'ospitalità e dell'ospitare l'altro non perché mi somiglia, ma semplicemente perché bussa alla mia porta. Se io sono in grado di ospitare l'altro senza giudicarlo, senza volerlo incasellare nei miei schemi, già questo è un presupposto difficilissimo, e lo vediamo nella cronaca di tutti i giorni, però fondamentale. Tramite Padre Paolo, noi siamo monaci e monache, suoi confratelli e consorelle, sulle sue orme seguiamo Cristo che si dona e che ci invia, ci manda proprio in nome suo a toccare con le sue mani, parlare con la sua bocca e guardare la realtà proprio con i suoi occhi, occupandoci particolarmente dell'amicizia tra musulmani e cristiani. Quindi amare l'Islam e i musulmani come li ha amati Cristo. Il dialogo ci fa scoprire l'altro, il fatto stesso di entrare in contatto e non di rimanere nelle teorie, nei dibattiti, diciamo, intellettuali, ma la realtà della persona che incontra l'altra e lo scambio che può nascere da questo incontro reale è sempre un'occasione, sempre, ovunque. La gente ormai non pensa più alla politica, alle soluzioni, pensa al pane, al gas, alla benzina, al diesel, a come riscaldarsi, a come mandare i figli a scuola. Nonostante tutto noi non molliamo, nonostante tutto guardiamo oltre, vediamo già, intravediamo la luce alla fine del tunnel, ma il tunnel bisogna passarlo. E c'è chi non ce la fa, c'è chi la fa con fatica e siamo tutti deboli, perciò ce la facciamo insieme. In solidarietà non soltanto noi monaci e monache cristiani, ma anche con musulmani, con altri, con ebrei, con altri credenti, con chiunque di buona volontà crede alla pace come non soltanto l'assenza di guerra, ma condividere il benessere che abbiamo, condividere la gioia che possiamo vivere insieme. Già in questi anni l'esperienza si è replicata, un po' per necessità, perché durante il periodo della guerra alcuni monaci e monache siriani hanno dovuto lasciare il paese, un po' per la richiesta fatta da un vescovo iracheno. Oggi c'è una comunità anche a Slemanie, nel Kurdistan iracheno. Poi c'è una fraternità, che è la loro fraternità di studio a Cori, in provincia di Latina, è per gli studi, però allo stesso tempo è una forma di presenza. Il dialogo è soprattutto un dialogo tra credenti, tra persone, tra amici, che cercano insieme di supportare ed intercedere per il mondo, pregare per la pace, predicare la non violenza, predicare il perdono, lavorare sulla riconciliazione e risanare le relazioni che si sono affaticate. Io penso che al di là delle repliche che un'esperienza così può avere, che è abbastanza unica, io credo che i semi che l'esperienza di Marmus, la testimonianza di Paolo ha gettato in tutti questi anni, hanno portato a tutta una serie di esiti positivi nella vita delle singole persone. Ha seminato e continua a seminare semi di speranza, di apertura, di ospitalità. Questi, sì, penso che l'onda lunga di Marmusa non sia ancora conclusa.